polizia per 25 minuti. Sì, sono a Corleto, subito, per favore. Subito. Guarda, se no mi chiamo, se non venisse subito la polizia, per favore. Polizia operatore 3. Sì, buonasera. Mia figlia mi ha messo per l'ennesima volta le mani addosso. Signora, mi ascolta? Sì. La signora, sua figlia adesso è lì. Polizia. 1611 Milano, Carlo Torre. Me lo passi, grazie. Parlate. Polizia, 1651. Vuole i soldi da me. Io, per favore, io sono terrorizzata, terrorizzata. Venite, per favore. La vittima di una violenza domestica deve innanzitutto prendere coscienza che quello che sta accadendo fra le mura di casa è un reato. Quindi non è solamente un atteggiamento che può giustificare asserendo questo è il carattere del mio compagno, così ha sempre fatto, così è stato, non posso fare altro che subire. Perché in realtà non è così. Ci sono tanti segnali di una violenza domestica, senza arrivare ai casi eclatanti in cui le persone vengono picchiate e violentate, ci sono dei piccoli segnali, dei piccoli campanelli d'allarme che non devono essere sottovalutati. Il rispetto, ricordiamoci, è la regola numero uno. Quindi il tentativo da parte del compagno che esercita questo tipo di violenza di isolare la vittima, di allontanarla dai suoi amici, dalle sue conoscenze, di trasformarla in una persona che a mano perde l'autostima, una persona che non ha più nessuno a cui rivolgersi. Solo in questo modo la rende talmente debole che potrà fare poi di lei esattamente quello che vuole. Quando invece l'autore ha una persona davanti che è consapevole del fatto che quello che viene commesso è un reato e che quindi deve essere interrotta questa condotta criminosa, ecco che allora non approfitterà più come prima della vittima e della sua debolezza. Mancanze di rispetto, tentativi di isolamento, umiliazioni che avvengono in pubblico, tentativi di convincere la vittima che la colpa è sua, è solamente sua perché non è idonea, non è in grado e non è all'altezza. Sono tutte cose che non devono convincere la vittima di una violenza domestica, perché deve essere consapevole che in realtà non è così. La prima cosa che si deve fare quindi, innanzitutto, non perdere la obiettività, non perdere la consapevolezza che ci può essere un rimedio e soprattutto aprirsi, confidarsi anche con persone a cui poter scegliere e chiedere un consiglio, persone che sono in grado di valutare le cose con una maggiore obiettività e quindi consigliare al meglio. E non dimentichiamoci la possibilità anche di fare denuncia, anzi il dovere di fare denuncia, perché di fronte alle violenze domestiche si assiste nella maggior parte dei casi, se non nella totalità, ad una escalation, lenta, graduale, ma inesorabile. Quindi solamente portando le forze dell'ordine a conoscenza di questi reati c'è la possibilità di ottenere un aiuto e di far interrompere questa condotta. La donna, pur nella comprensione della sua paura, soprattutto di perdere un'autonomia a livello economico, perché spesso non ha questa indipendenza, pur nella consapevolezza della paura delle reazioni del compagno violento, oppur per l'amore dei figli, perché non vuole perderli e quindi teme che una denuncia possa in qualche modo compromettere i suoi figli, ebbene, non ha grosse alternative se non quella appunto di rivolgersi a qualcuno che la possa aiutare. Ci sono anche dei centri antiviolenza ai quali la donna può rivolgersi se preferisce essere consigliata, se preferisce procedere in modo graduale. Saranno i centri antiviolenza che si occuperanno poi di consigliarla al meglio. In ogni caso, una denuncia significa interrompere definitivamente questa condotta violenta, significa poter ricevere degli aiuti anche a livello pratico. Nei casi più estremi c'è la possibilità anche della donna di poter essere associata presso delle comunità protette, i cui indirizzi non vengono riportati negli atti e solo le forze dell'ordine sono a conoscenza della ubicazione delle comunità. Quello che è importante è quindi agire e uscire dalle mura di casa, contattare chi può aiutare e denunciare questi fatti.